velista Ron Ville, ex campione del mondo della classe Moth, in questi giorni si sta allenando sul lago di Garda. Il circolo Vela Torbole ospiterà il campionato di classe dal 23 al 30 giugno prossimo e il campione australiano sta studiando il campo di gara nella prospettiva di riprendersi il titolo mondiale. I'm also here doing some training. Adesso è qui per allenarsi, sarà un grande campionato del mondo. Loro normalmente navigano in una baia dove può esserci anche molto vento e dove si alza un'onda anche molto alta e quindi è molto diverso. Invece qui è un paradiso. Questa imbarcazione, nata come classe nel 1928, ha avuto negli ultimi tempi un'evoluzione strepitosa. Grazie all'uso di tecniche futuristiche e di materiali altamente tecnologici, ha uno scafo del peso di appena 9 kg e la barca, completamente armata, non raggiunge i 30 kg. Il peso estremamente ridotto, la superficie velica di soli 8 metri quadrati e l'aggiunta degli idrofoils, due derive mobili, garantiscono elevate prestazioni e consentono all'imbarcazione di alzarsi sull'acqua, quasi di decollare. Il circolo Vela Torbole, in attesa che la classe Moth diventi classe olimpica, forse già ai Giochi di Londra nel 2012, con questa anteprima non ha perso l'occasione di portare questa Formula 1 delle derive nel paradiso del vento trentino.